Buongiorno e benvenuti al podcast del Giunco.net con le news di oggi, lunedì 23 ottobre 2021. In apertura la cronaca, carabinieri entrano nella casa degli orrori, dentro quattro gatti, i vicini animali denutriti, puzzo infernale. È successo ieri pomeriggio a Grosseto, i militari sono entrati in azione dopo le segnalazioni dei vicini e di alcuni attivisti impegnati nella difesa dei diritti degli animali. Si tratta della stessa casa dove qualche settimana fa furono trovati animali malnutriti e addirittura la carcassa di un cane. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 221 su 11.246 test, di cui 4.952 tamponi molecolari e 6.294 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari all'1,88%, che corrisponde al 5,6% sulle prime diagnosi. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 20. Le persone positive in Maremma, in carico alla ASL, ad oggi sono 165, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 396. La situazione dei ricoveri: 11 persone ricoverate a Misericordia nel reparto Covid, 2 in terapia intensiva, in totale ricoveri sono 13. Sul fronte dei vaccini, in Maremma è stata superata la quota di 174.000 persone che hanno fatto il ciclo completo. In totale in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 5.817.000 dosi. Per questa edizione del podcast è tutto. Per il Giunco.net, Daniele Reale.